ricordate. Che ci fai qui? Non si arrende. E ora come la mettiamo, moccioso? Ma che? Bisogna essere davvero così tanti per derubare un ragazzino. Seriamente. Stai bene? Sei Spider-Man. Lo stupefacente Spider-Man. Lo spettacolare Spider-Man. Sì, e qualche altro aggettivo usato da Jameson. Senti, hai avuto fegato. Ma in futuro lascia la lotta ai professionisti, ok? Ok, ma e se non ci fosse nessun altro? Beh, evita di litigare con gente grossa il doppio di te. Cioè, non mi fraintendere. Io affronto sempre gente più grossa di me, ma io almeno... Oh, come lo scontro con Rhino sul ponte di Brooklyn! Che spettacolo! Ottimo esempio. Se l'altro è più grosso, sii più veloce. Chiaro? Certo, ma per te è facile parlare. Io non so combattere come te. Ok, prova. Sul serio? Sì, forza. Primo... Occhio all'adrenalina. Respira. Piano. Calmo. Fronte al nemico. Aspetta la sua mossa. Usa i piedi. Lui si sbilancia. E tu colpisci. Bam. Così. Sì, esatto. Bravo, riprova. Ma stavolta fallo davvero. Sì. Chiaro? Prova. Scusa. No, no. È giusto. Continua così e andrà... andrà bene. Ok. Ora basta. Vado. Ehi! Grazie. Sai... Di nulla. Ho colpito Spider-Man. Già. Il rifugio è poco più avanti. Chi è che mi chiama? Ehi, come va? Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man! Incredibile, gli hai mostrato la nostra app da hacker! Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Sì. Ok, ci si vede. Sì. Quando sarai? Dai che sbloccato. Ok. Va bene. Oh oh. Preparate un documento d'identità per l'ispezione. Non c'era un documento di identità. Sul serio? Ci vorrà una vita. Non ci fosse quel drone del cavolo saltare la recinzione. Devo riuscire a isolare il segnale del drone. Oh, è stato facile. L'hai visto? Strano che i sistemi Sable non siano protetti. Potrei mandargli una soffiatina anonima. Se veramente questa cosa uccidono un ragazzino per questa cosa che voglio fare, no, cioè vero. Guarda col tablettino. Comando, rapporto. Niente da segnalare. Ok, app da hacker. Non deludermi. Ok, meglio muoversi. Allora, però io so che c'era. Ok, vediamo. Posso passare sotto il cancello a sinistra o scalare le impalcature a destra. Andiamo per di qua. Stai nel tetto, ho un filmato. Ok.
Stai calmo. Pensa a distrarlo. Visto nulla? Come faccio a passare là? Ok, sono al sicuro. Cacchio. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fista senza problemi? Sì, ci sono quasi. Miles, nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco questo alla terapia. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto. Supereremo questo momento, ok? Devo andare. Mamma! Ti chiamo mentre torno a casa. Mamma! Mamma! Come sarebbe la... Li vedo dappertutto, amico. Facete i demoni dappertutto. Continua a respirare, Jess. Capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles, ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... Che posso fare? Perché non inizi a... ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì. Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Caffè? Grazie. Che fa? Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. Bravo ragazzo. Dannato rottame. Al diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata? Abbiamo diversi tubi catodici a scuola. Posso provare a... Tubi cosa? No, bastano un paio di cazzottoni. E poi... va. O... magari si è allentato un cavo. E va bene, allora. Come vuoi tu, signor Cervellone. Avanti, prova. Una folla di persone sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita di alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino, riempi qui. Il giovane figlio Mike e un fratello, Aaron. Mentre i capi di eroe. Che cosa ha fatto di eroico a parte esplodere? Ernie, hai già incontrato Miles. Ci darà una mano qui. Saprai di suo padre, Jefferson Davis. È bello da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario. Non credi? Sì, sì.
Grazie. Ascolta, io... Mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Sì. Una bella torta. Ah, sandwich. Zia May, io devo andare, ma... Ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ehi, Peter. Grazie per prima. Prego. Quasi mezzogiorno. Sebol starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. È stato già così tanto tempo? Da quando ero un attimo Miles, già quasi mezzogiorno. Sta attento lì fuori, va bene? Sempre. Sì. Come sugli illuminati? Che c'entrano gli illuminati adesso? Boh, vabbè, andiamo. Perché c'è sempre, un camion di mezzo? Vorrei capire che cos'è. Perché c'è un camion? È un camion di rifornimento? Può darsi, se è un camion di rifornimento, vabbè, sono un camion. È un camion degli stalker. E degli illuminati! Un camion degli illuminati, che bello. E si va avanti. Questo è o il terzo o il quarto video che registro, ragazzi, su Marvel Spider-Man. Infatti sarà più breve del solito. Breve. Non vedo la registrazione a quanto stai. Cosa ho bloccato? Allora, costumi. Dai che li sblocco tutti, ma non me li compro nessuno. Vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio sano e salvo. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Magnificus. Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Proprio. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Quindi, perché 381? Potrebbe dire 3-3-2-4. Oh, che diavolo è? È quel veicolo che avevo visto. È quel veicolo che aveva visto MJ nello scorso episodio, ragazzi. Avete visto? Sì, però se dice portatelo via e non c'è nessuno alla guida. Ma fate qua. Vabbè. Non credo che andrà sano e salvo. No. Pure no. Benvenuto, dottore. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Si è visto. Va. Andatene via voi, andatene via, va. Peter, la tuta! Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto, mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per farti produrre altro. Addio! Devo fermare quel camion. Ciao! Dato quello che... Addio! Ciao!
quanto mi arriva, no? C'è un'arma biologica lì dentro! Ma c'è un'arma biologica là dentro! All'operazione missile a Manhattan. Oh no. Devo sistemare questi tizi prima di pensare. Via. Arrivederla. Arrivederci. Senti le bombe anche lì. Oh no! Peter, attiva la tuta! Attiva la tuta! Potrebbe servirci, farebbe anche caso, ma solo! Aprite il fuoco! Sei! Ci sbrighiamo! Ho un appuntamento col tuo capo! Riacquisitelo! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Togliti di mezzo, ciccio! Scusate! Scusa! Oh, oh, oh! Peter, schivo! Lì! Arrenditi! Oh! Vai, c'è l'armatura adesso! Oh! Martin, Martin! Dai! Ok! Hai catturato lì? Più o meno! Ci sto lavorando! Mi muove! Questa la prendo io! Io questa la prendo io! Oh! Che stai facendo? Oh! Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive! Mi metto questa e fa scena, ragazzi. Si è tolta anche la tuta. Perfetto, si è tolta anche la tuta. Devo essere sincero, speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale. Ho immaginato. È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Sei infame! Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è... questa città deve essere estirpata. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne, ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Sì, però c'è più. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Io faccio il La nostra forza metterà fine al regno di terrore di Osborn. Grazie, ma passo! Volente o nolente, ti unirai a me! No, grazie! Anime?
tutte le anime perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare. Martin, sei macchiato del loro sangue! Vuoi fermare, Osmo? Hai la forza per riuscirci, e da me avrai la volontà. No, grazie. Non voglio la tua volontà. Sto bene così, grazie. Guarda, mi risponde bene. Sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Non posso salvare tutti. Cos'è una vita? È uno scambio etico. Una vita per le anime di una cina. Maledetto, hai rotto. Buona interpretazione, oh. Prostrati a me, ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei. No, grazie, non ci tengo. Le ombre mi sono vedere e io toglierò loro la forza. Cosa? La maschera. Devo distruggerla. Non ti abbandonerò alle tenebre, Marty. Non puoi! Puoi tornare alla luce! No! Sono in paradiso! Dove sono? Oh! In tempo! Dai, resisti! Toglietemi dalla str- Oh no! Oh no! Ah, ahia. Ho fatto un pochino male. Ecco. E sono già andati via. Con respiro del diavolo. Ma senti il signor... Il dottor Michael Myers. Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. Oh. La cercano tutti. Forse non è andata. Forse adesso me ne vado, eh. Il siero? Perso. Dite scoria. Sì. Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. Ma esatto, colpa gente. Tua. Colpa mia. Ma se aspettava voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborn. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Aia. Ha fatto male. Troppo male. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Ho 10 punti abilità. Spenderò tutti. Yuri, dimmi che hai una pista su Martini. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera. Bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie fattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Okay. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Comunque, questi punti abilità.
Ah, li ho già spesi tutti, wow. Spider-Man, pronto? Mi ricevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici, aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un... Sviluppando un'arma biologica in città. Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Però se una mi stava quasi per spezzare la mascella, mi piglio un sacco di pugni in faccia. Cioè, non vorrei dire. Però a tutto punto mi pare normale che mi rompo. Chiudo anche questo. Oh, muro. Già un bel combat map l'ho sbloccato. Tutta questa parte è sbloccata, quindi mancano solo queste pochissime torri per sbloccare tutta la mappa. Doc ha chiamato. Parker, volevo ringraziarti. Hai offerto un contributo inestimabile allo sviluppo dell'interfaccia neurale. Vorrei spiegarti sin da ora cosa significa per noi, ma comincio a scontrarmi con le terribili forze neurali. Tuttavia, ti prometto che non manca molto. Avremo successo. Costi quel che costi. Terribili forze. Non mi piace come suona. Appena ho un attimo libero, devo andare a vedere Doc. Ora è meglio concentrarci su Spider-Man. Sembra come Iron Man, per attivare la super. Bella giornata per andare in città. Però ora sono impegnato. Devo sperare che i cinesi... Cioè, no, è come nella vita reale. Più o meno. Però poi Spider-Man. Devo cercare di non far diffondere lo... come si chiama? Il GR27. Sarebbe una caratra sopra. È come il Covid. Ma senza De Luca e Di Maio e tutto il resto, vabbè. Berlina nera, eccola qua. Diamine, niente respiro del diavolo. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Cosa sarà combinando la signorina MJ? Ho fatto 4 video oggi. Sono contentissimo, ragazzi. Sono troppo contento. Ma che cosa potrebbe essere? Forse dovrei chiamare Peter e avvisarlo che mi trovo qui. Va bene, ragazzi. No. Mi direbbe di tornare a casa e di incatenarmi al computer. Va bene, ragazzi. Questo è l'ultimo video della giornata. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani, credo. Buon prossimo video, bella ragazzi!